Siamo qui nel sottopassaggio che collega la Savorito all'Annunziatella e raccogliamo l'appello di Francesco che ci chiede l'attrezzatura per poter pulire lui personalmente questo sottopassaggio e ridonare decoro a questa zona, perché è stufo di accompagnare il figlio ogni mattina a scuola e ricordargli che è un cittadino di serie B e che è costretto a camminare nella spazzatura. Noi questa mattina raccogliamo l'appello di Francesco e non solo raccogliamo l'appello per prestargli l'attrezzatura, ma grazie ad Andrea saremo noi personalmente ad aiutarlo con l'attrezzatura. È un'attrezzatura che è stata comprata dai cittadini, lo ricordo, non è nostra, è dei cittadini e insieme al volontariato. Andrea, che cosa c'è qua dentro, Andrea? Cartacci, libri. Cartacce, libri. È un peccato che questa carta, che è riciclabile, debba finire qua a creare degrado. Guardate che cosa c'è in giro. Vestiti, bustine, pannolini. Un po' di tutto. Ecco qua. Qua abbiamo spazzatura, busto della spazzatura. Qua probabilmente un bidet, lavandino rotto, per finire magari qualcuno che lascerà qualche cacca di animale. Anche qua nell'angolo, gabinetto, bidet, perfetto. Giustamente la scritta perfetto più duro. Che trova? Ecco qua. Qua tra la spazzatura e tra le erbacce troviamo anche dei volantini elettorali, il che significa che in questa zona non passa a pulire qualcuno almeno dalle elezioni, almeno, giusto? Perché se avessero pulito probabilmente questi volantini non sarebbero presenti. Ok, ce ne sono degli altri, dei volantini elettorali, ci sono tante cartacce. Erba quando ne volete. E questa è la situazione del sottopasso. Come possiamo dar torto a Francesco? Francesco, effettivamente vi dobbiamo dire la verità, anch'io mi vergognerei di accompagnare mio figlio a scuola per questa strada. Andrea, che cosa dice? Un'operazione che si potrebbe fare? Si potrebbe fare, sì, però ci vogliono i cittadini residenti che scendono in campo anche loro a darci una mano. Appello, ci rivolgiamo ai cittadini e chiediamo per sabato prossimo alle ore 3 di partecipare in numerosi, vi raccomando, non scrivete vengo e poi e poi non vengo. L'opinione non cambia la città, è l'esempio. Scendete, una mano in più fa qualcosa. Cosa devono portarsi? Chi vuole venire, che si deve portare? Qualche scopa, guanti, buste per la spazzatura, qualche scopa e qualche scopa di più, buste delle spazzature, perché l'immondizio, mi raccomando i guanti, ok, non sappiamo cosa troviamo qui dentro. Allora per sabato ore 3, per sabato, vi raccomando a tutti, dateci una mano. I bambini vanno alla scuola, non si adegue di qua.